Io sarò anche un aspirante content creator, ma prima cosa importante, sono un fan. Io sono un fan di tantissimi youtuber italiani, potrei farvi l'elenco qui seduta stante, ma vi rimanderò a questi due video che sono delle top 10 che ho fatto proprio in onore degli youtuber che ho seguito in quei particolari due anni. Avrei voluto farne una anche nel 2022, ma sostanzialmente non ho aggiunto molti youtuber a quelli che già conoscevo, tranne soltanto che mi sono riavvicinato moltissimo a Mr. Ammon, che secondo me è un gradino superiore rispetto a tutti gli altri che trattano argomenti horror oppure inquietanti, anche soltanto per il suo tono di voce. Comunque sia, molto spesso capita che i miei youtuber preferiti, in particolare uno, facciano delle live e che in queste live sia possibile fare delle donazioni. Penso che tutti voi sappiate che io sono un fan di Fancy, uno che per me veramente rappresenta proprio l'anima della vera YouTube Italia. Secondo me lui è il vero YouTuber per eccellenza. Siccome lui ha fatto tantissime live nel corso degli ultimi 5 anni, è capitato 2 o 3 volte che gli facessi delle donazioni. Ho deciso di farvi vedere la reazione di Fancy alle volte in cui gli ho donato qualcosa. Abbiamo Alex Samat che dona 2 euro, grazie mille Alex. Alex Samat, che lui c'è sempre, me lo ricordo il tuo nome. Grazie mille Alex, gentilissimo. Andrò a letto con risate e spaventi. Va bene Alex, spero che sto riuscendo a tenervi compagnia questa sera. E poi abbiamo Alex Samat che dona 2 euro. Alex, ti vedo ogni volta in live con le tue donazioni, grazie di cuore. Un bacio. Allora, come potete vedere, è successo solo 3 volte che io avessi donato qualcosa a Fancy. Lui mi ha ringraziato sbagliando la pronuncia del mio nome, ma non importa, perché il mio nome è Alex Samat, non Alex Samat. E Fancy stesso si è corretto un paio di volte. Comunque io spero tanto di poterlo incontrare di persona un giorno, perché veramente lui... Fancy, se stai guardando questo video, o se mai ti capiterà di guardarlo, sappi che io ti seguirò sempre, perché... tu sei il vero youtuber italiano, non soltanto perché riesci a far ridere chiunque, ma soprattutto perché riesci a fare uno stacco netto tra i video dove sei Fancy e i video dove sei Mario. Perché secondo me, ragazzi, è molto più difficile essere se stessi su YouTube che essere il personaggio che hai creato. Nei suoi tipici video lui è Fancy, il personaggio che fa ridere, che riesce a intrattenere il pubblico e a rendere felice il suo pubblico. Ma in alcuni video è capitato che vedessimo il vero Fancy, ovvero Mario. Ed è per questo motivo che io voglio seguire continuamente Fancy e non mi perdo mai un suo video. Perché lui veramente è il vero YouTuber, è il vero personaggio della piattaforma. Mi ha ispirato tantissimo per fare YouTube. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, scrivete qua sotto se anche voi amate Fancy. E noi ci vediamo, come sempre, ad un prossimo video. Ciao ragazzi, buon 2023!